Ora l'ultima domanda, se la particella alfa urta o no contro la sfera, infatti viene rallentata, può darsi che si fermi prima, oppure che urti. Allora, se urta bisogna calcolare la velocità nel momento dell'impatto nel punto B, se invece non urta bisogna calcolare la posizione di inversione del moto punto C, cioè vuol dire che la particella si avvicina a una distanza minima, poi torna indietro, bisogna calcolare quella distanza minima. Per rispondere a questa domanda ci sono due modi, adesso vedremo il primo modo, che consiste nell'andare a cercare la velocità della particella nel punto B dando per scontato che urti, e se poi la soluzione non la troviamo vuol dire che non urta. In questo primo modo bisogna utilizzare le formule del lavoro. Lavoro compiuto dalla forza elettrostatica sulla particella alfa che si sta avvicinando alla sfera. Lavoro tra A e B, cioè la posizione iniziale della particella alfa che viene lanciata a destra, e B è il momento in cui immaginiamo che urti, quindi B. Sappiamo che le formule per calcolare il lavoro sono tre. Una è la definizione forza per spostamento, prodotto scalare, quindi coseno dell'angolo, ma questa formula ricordiamo che si può usare soltanto quando la forza rimane costante. Qui abbiamo visto prima che la forza non rimane costante ma diventa sempre più intensa, quindi questa formula non si può usare. Le altre due sì, le altre due sono il teorema delle forze vive, cioè il teorema del lavoro e dell'energia cinetica, che dice che il lavoro, che fa la forza elettrica in questo caso, è l'energia cinetica finale meno quella iniziale. Attenzione che in realtà questa formula va bene per calcolare il lavoro della forza totale, ma siccome abbiamo visto prima che in pratica la forza totale è solo la forza elettrica, perché la forza peso è del tutto trascurabile, allora possiamo usare anche questa formula, perché la forza totale è la forza elettrica. E poi c'è la terza formula che la possiamo usare per le forze conservative e quindi in modo particolare per la forza elettrica. Lavoro uguale energia potenziale elettrostatica iniziale della particella alfa meno l'energia potenziale elettrostatica finale. Queste sono quindi le due formule. Nella formula del lavoro e dell'energia cinetica c'è la nostra incognita, cioè l'energia cinetica con cui la particella alfa arriva in B, se ci arriva. Quindi ricaviamo l'incognita con la formula inversa, energia cinetica in B uguale energia cinetica in A più il lavoro a B. L'energia cinetica in A la sappiamo, 100 keV, ma il lavoro a B ce lo calcoliamo con l'altra formula, cioè l'ultima, UA meno UB. Ricordiamo che l'energia potenziale elettrostatica la acquista la particella alfa perché si trova immersa nel potenziale della sfera. L'energia potenziale elettrostatica è data da Q, la carica della particella alfa, per V, il potenziale nel quale la particella è immersa, quindi U uguale QV. E per quale motivo esiste questo potenziale elettrostatico? Esiste perché c'è la sfera carica. Se anche non ci fosse la particella alfa, comunque la sfera carica genererebbe intorno a sé il potenziale elettrostatico, che è un concetto che io chiamo single, cioè basta una carica sorgente, in questo caso la sfera, per generare il potenziale elettrostatico nello spazio intorno. Questo potenziale elettrostatico generato dalla sfera si calcola K0 Q su R, dove R è la distanza dalla sfera, dal centro della sfera precisamente, quindi questo è R, la distanza crescente, e vediamo anche che sappiamo che il potenziale elettrostatico ha lo stesso segno della carica sorgente, siccome questa carica è positiva, il potenziale elettrostatico è positivo e ha l'andamento di una iperbole 1 su R, quindi allontanandosi dalla sfera carica questo potenziale diminuisce. Noi dobbiamo calcolare il valore del potenziale in A e in B. Calcoliamo questi valori sostituendo una volta RA, che è 30 cm dal centro, la distanza di A, e l'altra volta, la seconda volta RB, che è 5 cm dal centro, perché il punto B si trova sulla superficie. E vedremo, anzi lo vediamo subito, che questi due valori sono 1,50 kV, quindi 1500 volt, e 9000 volt. Infatti basta sostituire i valori K0, la carica della sfera 50 nanocoulomb e la distanza 0,30 metri oppure 0,05 metri, cioè 5 cm. Il risultato è 1500 joule su coulomb, perché un coulomb va via con uno di questi,
un metro va via con quest'altro, quindi rimane newton per metro che è joule diviso coulomb, e joule diviso coulomb è volt, quindi 1,50 kV. Per calcolare VB, cioè il potenziale nel punto B, si potrebbe rifare lo stesso calcolo mettendo qui 0,05 metri, 5 centimetri, oppure più semplicemente, siccome 5 centimetri è un sesto di 30 centimetri, scriviamo al denominatore che RB è un sesto di RA e il 6 torna al numeratore. Questa quantità K0Q su RA l'abbiamo calcolata prima, è 1,50 kV, è il potenziale nel punto A. Quindi abbiamo un valore VB che è 6 volte il potenziale VA. Così facciamo prima il calcolo e fa 9000 volt. In altre parole, essendo la distanza diminuita di 6 volte, da 30 a centimetri a 5 centimetri, quindi la distanza si è ridotta di 6 volte. Allora, essendo questa un'iperbole, il potenziale è salito di 6 volte, quindi il potenziale VB è 6 volte più grande di VA, e infatti 6 per 1,5 fa 9 kV. Andiamo quindi a sostituire qua un kV e mezzo VA meno 9 kV, otteniamo meno 7,50 kV, poi moltiplichiamo per la carica della particella alfa che era 2E e quindi otteniamo 2E per meno 7,50 kV e esprimiamo il risultato in keV perché viene meno, poi 2 per 7,50 fa 15 kilo K elettron volt, kilo elettron volt. È un lavoro giustamente resistente, negativo, perché la particella alfa si sposta verso destra, ma la forza elettrica la spinge a sinistra. Quindi la forza elettrica fa un lavoro resistente perché è rivolta dalla parte opposta rispetto allo spostamento. Ora che abbiamo calcolato questo lavoro, ci serviva per sostituirlo qua. Ricordiamo che questa è la formula inversa di questa e noi stiamo cercando l'energia cinetica dell'urto. Quindi l'energia cinetica è 100 keV. Energia cinetica di A più questo lavoro, cioè meno 15 keV, e fa 85 keV. Il fatto che abbiamo trovato un risultato positivo per un'energia cinetica in B vuol dire che la particella alfa arriva in B. Arriva in B perché l'energia cinetica non può essere negativa e noi abbiamo trovato un risultato positivo. Facciamo un esempio in cui la particella alfa si ferma prima. Se fosse stata lanciata non con 100 keV, non con 100, ma con 10 keV. Allora, quando andiamo a fare questo calcolo, 10 meno 15 fa meno 5. Ora, un'energia cinetica che è definita sempre positiva non può essere meno 5 keV, quindi non ha senso un'energia cinetica in B negativa. Allora, questo vuol dire che la particella alfa non arriva in B, ma si ferma prima. Un altro modo di trovare l'energia cinetica in B, invece di utilizzare e questo procedimento era un procedimento simile, in pratica è la stessa cosa, però sviluppato in modo leggermente diverso, cioè conservare l'energia meccanica della particella. Infatti non c'è attrito nel tratto AB, non c'è attrito perché stiamo lavorando, immaginiamo, nel vuoto, e quindi l'energia meccanica si conserva. Se ci fosse stato l'attrito, in parte si sarebbe trasformata in calore, cioè in energia termica, e non si sarebbe conservata. L'attrito non c'è, quindi energia meccanica in A uguale in B. Ma l'energia meccanica è la somma di energia cinetica e potenziale in A e in B e noi dobbiamo calcolare l'energia cinetica finale in B. Quindi la ricaviamo con la formula inversa, energia cinetica in A più energia potenziale in A, questo va di là, meno energia potenziale in B. Riscriviamo la formula, energia cinetica uguale energia cinetica in A, più al posto di UA meno UB scriviamo come abbiamo fatto prima, QVA meno VB e poi facciamo gli stessi calcoli. Energia cinetica in A 100 keV, Q è 2E, VA meno VB è 1,5 volte, 1,5 kV meno 9 kV e otteniamo lo stesso risultato di prima. Abbiamo quindi dimostrato che la particella alfa urta contro la sfera e bisogna calcolare la velocità al momento dell'impatto. Avendo calcolato l'energia cinetica al momento dell'urto, 85 keV, con la formula inversa dell'energia cinetica non relativistica, 1,5 mV alla seconda, troviamo la velocità d'impatto con questa formula qui. Siamo sicuri di poter usare la formula non relativistica.
Perché abbiamo visto che già all'inizio la particella alfa non era relativistica, la sua velocità era meno di un centesimo la velocità della luce. Avvicinandosi alla sfera viene pure rallentata, quindi se non era relativistica all'inizio lo sarà ancora meno durante l'avvicinamento perché rallenta. Quindi siamo autorizzati a usare la formula non relativistica e con la formula inversa troviamo che la velocità è calata a 2 per 10 alla 6 metri al secondo. Ricordiamo che all'inizio era 2,20, adesso è 2,02 per 10 alla 6 metri al secondo. Se dividiamo questo numero diviso c, la velocità della luce nel vuoto, 3 per 10 alla 8 metri al secondo, otteniamo circa 0,67. Quindi, qui mi sono dimenticato per 100, 0,67%, quindi la velocità è diminuita da 0,73% a 0,67%, quindi è ancora più piano va. Qua c'è lo svolgimento che abbiamo appena visto, il teorema delle forze vive, da cui ricaviamo l'energia cinetica in B, utilizzando per il lavoro l'altra formula. Vediamo il potenziale elettrostatico generato dalla sfera. Ho corretto la formula che era sbagliata, ci sta solo la carica della sfera, naturalmente. Calcoliamo questo potenziale in A e in B, un kilovolt e mezzo, 9 kilovolt. E quindi la differenza tra le energie potenziali è meno 15 keV, che è anche il lavoro resistente della forza elettrica. Poi con la formula del teorema del lavoro e dell'energia cinetica inverto e trovo l'energia cinetica in B, come abbiamo visto prima, 100 keV meno 15 keV, 85 keV. Valore positivo vuol dire che il risultato è accettabile, la particella urta in B. Un valore negativo non sarebbe stato accettabile, la particella non urtava. Cioè si fermava prima di urtare, come accade se per esempio diminuiamo l'energia cinetica iniziale da 100 a 10 keV, come abbiamo visto prima. Ora che abbiamo l'energia cinetica in B, 85 keV, con la formula non relativistica troviamo la velocità di impatto, come abbiamo visto è 2 per 10 alla meno 6 metri al secondo, circa 0,67% della velocità C.